È un'indagine molto, molto complessa in quanto la raccolta di elementi, di fonti di prova in un contesto familiare, come potete ben capire, risulta molto più complesso perché trovare dei link, quindi dei punti di collegamento fra degli estranei, quindi tra coloro che noi siamo abituati a chiamare vittima e aggressore, è molto più semplice in un contesto sicuramente di estranei. Immaginatevi voi quanto sia stato difficile per noi dare la giusta interpretazione, il giusto significato a dei rapporti tra parenti, tra persone che per il fatto appunto di essere dei congiunti sono deputati a preservare, a custodire quella che poi si è rivelata la vittima di un reato così efferato, un decesso appunto a seguito di ripetuti maltrattamenti. Ci sono stati però tanti testimoni, capitano. Sì, tantissimi testimoni in variegati contesti. Tutti coloro che sono stati da noi interessati hanno voluto dare il loro contributo, hanno voluto raccontare l'esperienza in diretta, ciò che hanno visto e ciò che hanno sentito. E per noi questo è stato molto utile per la ricostruzione di tutti quegli elementi che ci hanno consentito oggi di poter eseguire le due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Lei oggi ha lanciato anche un appello importante. Certo, l'ho lanciato in qualità di appartenente alle forze dell'ordine ed anche in qualità di donna. Sicuramente difficile, come avete detto voi prima, quando si vive in un contesto sociale e familiare molto degradato, è sicuramente ancora più difficile trovare la forza di autodeterminazione, riconoscere la propria dignità, ma bisogna farlo per evitare che appunto si possa arrivare a degli epiloghi così tragici come quello che purtroppo il 23 agosto hanno coinvolto la giovane donna che è di Frosinone, che purtroppo è deceduta.